Dai, va bene, però Perché non questo farlo, ti falli alla io. fine questo, l'intercalazione, non falli adesso. Falli alla fine, tielo fuori, va bene, ma tielo fuori. Sì, no, giusto questo voglio capire come La questo. de Quindi questa quella lì, diventa. esatto. Stavo facendo il movimento intermedio tra l'1, cioè il 3, il 5, il 4. Fallo dopo. Tielo da, scrivitelo qui e fallo, finiscilo dopo, perché ti va a incasinare. Adesso sei. Allora, questo li hai segnati i numeri? Sì. Sì, li ho fatti Allora, tutti fino al ma li hai fatti tutti? Ah 7. no, allora E scusa, ora no, stavo no, no, facendo no. l'intermedio. E allora sei tra il 3 e il 5 già, va bene. Allora, questa gamba qui, questa, va là, giusto? No, Sì. non è questa. Guarda, allora, questo è... È vero. Aspetta, vediamo, vediamo. 3, 3, 3, allora, 1, 3, sì, 4, 5 e 4, allora, questa, beh, perché avevo detto, se vi differenziate la gamba destra con la sinistra, di sinistra vi farà meno casini, infatti è vero. Allora, praticamente, questa gamba, la gamba destra va là, giusto? No. Aspetta che... 3. No, è quella dritta. Quella dritta va dietro? La destra va in avanti e la sinistra Ah, questa va dietro. Allora, questa perché... Allora, fammi vedere. 4... Ah, va dietro, va lì. Allora, questa qui va dietro, questa qui è l'intermedio. Allora, però, guarda. Questa gamba qui si è, andando indietro si è accorciata. Se tu la guardi, guarda, faccio vedere. Guarda. Questa qui neanche tanto. No, neanche tanto da qui un po', vedi? Un pochino si è accorciata. Però questa gamba qui, praticamente, essendo dritta così, non può appoggiarsi. Perché è questo movimento, guarda, praticamente è come se si volasse così. È solamente quando arriva in fondo, cioè qui nel 5, che il piede si alza, hai capito? Però questo movimento qui, quando tu cammini, praticamente, come vedi, fa questo. Allora, il tallone Basso. è ancora basso. Arriva qui, Sì, si vede pochissimo la... Va bene comunque, dai. Allora, fa vedere questo. Questo. Ah no, va bene, dai. Diciamo che va bene. Tac, che si appoggia. È molto vicino a questo qui, vedi? Questo qua, questo piede qui, è molto vicino a questo. Vedi Ah, che è quasi sotto? sì. Praticamente tu da lì, vedi il tallone quello? Sì. Praticamente da lì devi arrivare qui, sarà circa qua, a metà. Ah, ok. Hai capito? Maestro, Allora, sai cosa facciamo? fatto. Facciamo due risate adesso. No, scansioni, sei il primo, scansioniamo tutto e via. Così lo vediamo. No, 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 lo faccio più per quello che non disegno più. No, perché io una volta che ho fatto un lavoro di questo genere, l'ho fatto con Ah, sì, io ho questa cosa con qua. Drago, non so se conosci Dragon, Drago. ce l'ho qua. Anch'io, sì. Vuoi che lo faccia anche con Dragon? Però Però serve una ho camera. questa webcam qui, No, però serve una camera. Cioè, si fa prima però, per avere un pezzo di test può anche provare, Ma guarda volendo. un po', per No, fare ma ce così l'ho vedo qua, ce l'ho qui, tutto. eh. Ma come lo faccio? Ah, per vedere. Adesso faccio lo scherzo. Come vuoi, cioè se fai con Dragon ti piazzi qui, fissiamo il registro, vediamo come si vede. Che dici? Facciamo Ma con Drago, ma per perché? tutti, secondo me, anche Si fa più prima, veloce. certo. Questa è una camerina questa. Sì, una webcam Altissima tecnologia. altissima, Direttamente dalla Romagna. Drago.
quindi importa direttamente. Dragon Frame è un programma per lo step, lo stop motion, stop motion. Validissimo. Dragon Frame. Allora, facciamo una cosa, mettiamoci anche un foglio bianco sotto. Che così. Dalla prima faccio 1, 2, 3, 4. Sì, sì, andiamo in ordine. Però no, non vedo. No, perché se, fino a quando facciamo le scansioni. No, sai cosa c'è? No, infatti, cioè che se dobbiamo fare delle scansioni per fatte bene, allora va bene. Sì, ma se dobbiamo fare un pace in test veloce, conviene farlo così. Che c'è, Dragon 3? Boh, non mi ricordo. Compri software o. Quasi tutti. Eccezionale. Quasi tutti, ragazzi, ho detto. Compra software. Quasi, ho detto quasi tutti. Ma scusa, ma sono ripreso, eh. Cazzo. Oh, cioè. Va bene, tu di sì, va bene. Anche io compro software. Tutti compriamo i software. Bravi! Perché mi dice che non c'è nessuna webcam? È vero. Ah beh, sai perché? Perché l'ho staccata. Stacchiamo. Cosa c'ho qua? Qua. No, va qui. Allora facciamo così questa. Questa la attacchiamo qua. Che può servire ancora. È diventata una centrale nucleare. Là nel frattempo, vai. Dai, e questa la mettiamo qui. Cazzo, però non va più di là perché. Vediamo. Mi sa di sì, eh. L'ho fisso questo foglio. Guardiamo com'è l'inquadratura. Ma sì, dai, prova a fissarlo qua. Possiamo anche avvicinarci un pelo. Molto, molto. Ma sì, dai. Molto sommariamente. Molto sommariamente. Come solo io. Poi ci provi a mettere, ci metti, infili il primo disegno, lo infili qui. Sì. Ma questa andrebbe fissata. Certo, dopo lo fissiamo, se no non riusciamo mica a metterci il registro. E poi vediamo dove va. Allora. Boh, dai, così circa, così più o meno ci saremo. Circa. Là. No, è il preview quello. E i software, il preview, non ti fanno mai vedere la verità. Adesso questo lo togliamo un attimo. Mettine ancora perché salta via, sai. Domani ti porto una tag bar. Ah sì, davvero? Davvero? Che cos'era la tag. Ma uguale a queste? Uguale a queste? No, così, mi sono fatto due. Ah, beh, però hai la foratrice che pare a te. Per forare, perché qui ci vuole proprio la foratrice, ci vuole proprio una tipografia. Mi fai due buchi, tagata. Là. No. Io metterei ancora un po' di scotch, anche se si vede, dai. Tanto, ecco, perfetto. No, non si vede neanche, vai. Beh, iniziamo a fare questa figura di merda. Vabbè, ci vuole sempre uno, Fai tu? Devi usare il mouse perché la penna adesso non funziona. Fai una nuova scena, ci metti il tuo nome, quello che vuoi. Vabbè, va bene. Sì, sì. Salvo in desktop? Sì, sì. Eh? Sì, sì. No, ma mettili dentro una cartella però, Già, no, questa. Messo. Perfetto. Taga. E quindi dovresti trovare. Forse va settata la camera. No, ci siamo. Ecco. Questo qua è il live, è giusto? Allora, per fare la foto è questa cosa. Giusto? Sì, sì. Perfetto. E... grazie. Come preferisci, caro. Prego. Scusa, come l'avevi messa? No, perché... l'avevi messo dritto, vero? Sì. Vai.
Davide di Corno. Vai. Hai visto la mano? No. Ah, un'altra cosa. Quando prima di scansionare, metteteli in ordine. Da 1 a 8. Hanno fatto il rig per le luci, sì, hanno fatto anche io, per il movimento delle camere, io, tutto è fantastico, fantastico. Io non lo uso perché non faccio stop motion, però è fantastico, è velocissimo anche così, cioè vuol dire tac tac vai. Fatto. L'ultimo dovrebbe essere, no? No. Se, siamo alla 7. Ecco, adesso puoi scegliere. Giusto, maestro. Riesci a ingrandirlo? Ah, però l'abbiamo fatto al contrario. Non si può girare. Si dovrebbe girare. Dice? Si dovrebbe. Forse sì. Perché fa. No, allora fai. No, questo no. No, ma c'è la maniera per allora, farlo. Di qua gestisco. C'è anche una mano però in mezzo, ma fa niente. Non so cosa ho fatto. Dai, andiamo, vediamo. Ci manca. Quanti ne hai fatti? 8. Ah, ci sono tutti allora. Vai che non è mica. Allora. No, è tutta morta. Io per ultima. No. Subito. No, ho cercato di coinvolgere a disegnare. No. Sempre scansato. No. Sono così contento. Io adesso è il momento della vendita. Siamo in streaming. Così che questo lo so fermare. Vedete. Allora. Va. Non va bene la gamba. No, guarda, no, sempre, no, ma no, è roba. Domani faccio solo la palestra. No, lavori. Guarda, eh. Allora, la gamba sinistra è davanti e deve andare a finire qua a metà, vedi? A metà, diciamo, dritta, giusto? Guarda, facciamo così, vedi? Qui, parte da qui, quella di sotto, no? Sì. E arriva qua. Facciamo il piede un po' più lungo perché si è accorciato il piede nel frattempo, un pochino, e va bene. Vedi? Praticamente fa questo percorso. Passa da qui a qui, invece dove è andato a finire davanti, invece dove dovrebbe andare, tu quando fai l'intercalazione fai questo, fai punto di partenza, punto di arrivo e ti segni anche l'intermedio, sì. Ecco allora il piede da là, passerà qui, sempre per terra, perché anche qui è per terra, no? Perché devi andare là, no? No, qui, giustamente, allora l'ho messo un po' avanti, l'ho messo, bene, anche tanto, l'ho messo un pelo avanti, ma andava bene, circa qui, ecco, viene qua, e sarà, vedi, qui è dritto, qui è così, sarà così, no? Ecco, una curva, così, poi io cerco di interpretare un po' il tuo, togli questa gamba, Sì.
perfetto. E adesso ci siamo. Allora, una, questa qui va là, vedi, questa qui va là. Allora facciamo questo percorso. Facciamo questo percorso qui, circa. E il tallone sarà circa così. E oh, quasi ci può andare. E quasi ci può andare. Lo lasciamo. Allora, uno, due, tre. No, però non posso mettere scalzioni. Aspettiamo che vaccino. No. Ah, adesso controlliamo gli altri, aspetta. Uno, due, tre. Poi. Questi altri tre. Allora, aspetta. 4, 5, 6. Allora. Sono riuscita a confondere pure te. Allora, no. Il 5 è questo. Il esatto, questo è il 3. Va benissimo. No, no, non mi confondo mica. No, perché. Non è fa, non è. Può capitare. Allora. 3. 3 e 5. 3. C'è qualcosa che non va. Il qualcosa che non va è. Fammi vedere. No. Qualcosa che non va, allora fa vedere uno, perché allora non è facile, no, è qua l'uno. Uno, dov'è? Dove l'abbiamo messo questo va qui? Uno, allora uno, due, allora uno, due, tre, cinque, sì, questo andrebbe un po' così, andrebbe un po' più, ma lasciamolo così perché può avere la sua, una sua, certo, non so che... no, in teoria tutte e due le gambe dovrebbero essere spostate leggermente più, tutte e due più indietro, per essere più centrate al corpo, mentre vedi che questa è molto avanti, questa è di conseguenza anche questa, però lasciamolo così, dai, vediamo, ci divertiamo, cioè. No. Non lo ripeterò. Allora, 3, 4. Poi te lo vai a rivedere. No, ecco, questo è sbagliato. Perché il 4, allora il 3 è qua. Vedi? Il 3 è qui e il 5 è qui. Cioè vuol dire che la matita, scusa. Ah, scusa, te l'ho messa lì io. Grazie. Allora, fa questo percorso qui. Da là va qua. Allora il tallone verrà qui nel 4, invece l'hai fatto ancora avanti. No, questo non ce l'ho però. Ecco, adesso ammettendo sempre che questa gamba vada bene, ma è un po' avanti, disegneremo prima il tallone che sarà qui così. E poi farà un po' questo movimento, la gamba, però insomma, io non sto neanche a guardare le braccia adesso. Non le guardare. Allora, diciamo che qui ci siamo, quasi, ma insomma, adesso mi tengo il 5, allora 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 7, allora, dunque, allora questa gamba qui va qui, questa va qui, allora il 6, fai vedere se quasi ci siamo. È un po' avanti, vedi? Perché? Matita sempre. Ah, scusa, la tieni tu? No, io. Allora, tallone, tallone e tallone, circa. Per cui deve venire qui così. Questa com'è? Sì. Qui. Questo però sarà un po' appoggiato proprio, Per cui. Una cosa del genere, questo qua invece va, da qui va qui e va, poteva venire un po' più avanti, ma lo lasciamo così. Le braccia non le guardo ancora perché
non le guardiamo. Poi mi vado a prendere, allora 5, 6, sono vecchi, allora qui c'è l'1, mi serve l'1 perché io metto 7, 1 perché è il primo del ciclo, l'ultimo, e questo l'8 in mezzo. Allora questo qui, allora, cosa è successo qua? Ah no, questo va bene, questo qui va qui, questo, ecco. Allora, questo qui, questo piede va bene perché da lì va là e ci siamo. Questo qui va qui, va da qui, va qui, no? Allora fa questo movimento, vedi? Tallone, tallone, e va a metà, per cui... Per cui verrà così, ecco, circa, ecco, un po' così e un po' così, circa. Sei pronto per la scansione? No, dai, va bene. Allora, 8, 1, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Perfetto. Dai, dopo sei pronta? Vuoi scansionare? Sì. Dai. Perché vediamo se sei riuscito. Sei riuscito a girare? Sì, sì. Sì? Vediamo come funziona. Anche se mi sa che non riesco a capire come si... Perché abbiamo c'era quello con la mano, l'ho sostituito però. Ah, l'hai rifatto. Lo volevo rifare, vabbè. Però non ti va? Adesso andava, aspetta qua. Ci sono gli ultimi due freni che sono gli stessi, capito? Lo rifacciamo? Che numero è quello lì? Lo sai dire? Vabbè, lo rifaccio, vabbè, per capire quattro foto. Vabbè, facciamo le foto a loro? Va bene. E quindi come vogliamo... Ma fai un nuovo progetto, cambi nome, okay. In modo che... Okay. Allora facciamo nuova scena. Sì. Non conforme, questa qua non ce l'abbiamo. Gli mettiamo il nome. Sì. Come facciamo adesso? Silvia. Silvia, tu vieni qui. Ma dall'8 all'1 o dall'1? Dall'1 all'8. Ah, ecco, dall'8 all'1. È lo stesso, dai, tanto li devi. E poi ecco, poi no, fai tu. Sai cosa facciamo? Così, perfetto. Questi qui non sono neanche da girare, c'hanno il registro. Vediamo se c'è dentro. Cazzo! Scusate. No, aspetta, no, uno per volta, Aspetta. Ma che sta succedendo? Cioè, tu devi fare sempre la diversa, hai fatto no. Che no... No, togli, uno per volta, togli. Ah, uno per volta. Sì. Sì, dai, facciamo così, la spostiamo, perché se no diventiamo matti. Devi andare più su, semplicemente. Sì, ma poi non sarà lì. Vabbè, perché è molto vicino al bordo questo disegno, anche se si vede. Via, posto. Via, gira l'altro. Aspetta. No, devi togliere qua. Ah, perché l'avevi girato prima, devi. Oh, cos'è successo qua? Aspetta, rimetti l'uno. Rimetti l'uno, scusa. Silvia. Si può fare questa cosa, no? Sì, anche. Ma mi sa che adesso già ce l'ho la foto, giusto? Il primo. Ah, okay. Oh, l'uno è questo. Sì. Aspetta un attimo, sì, no, mettilo pure. No, mi sa che già ce l'abbiamo quella foto. Okay. Ce l'abbiamo, rimetti la seconda. Ma li giri dopo? No, vedi qua, con questo qua. Sì. Con perfetto. Questo qua, attacca. L'ho detto io prima. Sì. Poi quando avete finito mi chiamate? Cioè, vedi. Hai settato il passo 12. Casomai li mettiamo 8 che vediamo meglio, Vai. Tu hai finito, vero? Sicuramente. Sì.
Allora, ho messo dall'1 all'8 da contare. Perfetto. Allora, facciamo così. Ah, perfetto. Allora. 1 2 1 2 1 dai. Va bene, ma c'è molto, c'è un salto, cioè probabilmente questa gamba qui già doveva cominciare a venire un po' avanti, però lasciamolo così. No, ma lascialo così adesso, dai che lo vediamo. Vedi che come sale lentamente, sì, sì, sì. Poi di colpo, pac, fa un passaggio così. Ed è già subito per terra, ma questo qui che numero è? È dall'altra parte, l'ho scritto. Il 5, per cui questo qui è l'intercalazione. Allora lasciamo, no, tanto lo fai tempo a cambiarlo dopo. Tanto così lo vediamo, capiamo, hai capito anche che forse non è neanche. Allora, qui va bene. Vediamo qua. Ecco, va bene, cioè a me va bene che non sia perfettamente così regolare. Ecco, vedrai che farà. Sì, ci sarà una specie di salto. Non vedi un salto, ma vedi un movimento un po' sincopato, un po' accelerato, capito? In certi. Però secondo me sono due disegni, li vediamo, poi dopo li cambi quando farai poi quando ci disegnerai sopra un altro personaggio vero e proprio, capito? Cioè, che lo faremo domani, insomma. Adesso. No, allora qualcosa che non va. Allora, subito. Ma perché? Uno. Tipo che gli si gonfierà la schiena. Beh, vabbè, va bene adesso, si vede. Gli comparerà e non fa niente. Ma perché hai fatto subito un disegno tu? Hai voluto subito disegnare. Devo fare prima la linea. Sì, ma va bene, dai. La farai a casa stasera? Invece di. No. Ma dai, torno. Qua c'è qualcosa, no. Ma è questo, vedi questo movimento? Troppo. Vedi com'è vicino qui e molto distante. Sì. No. Lui ha fatto il contrario, ha fatto un movimento lento qua e veloce da qui a qui. Ah, ma anche tu puoi, no, è uguale, vedi? Però se questo movimento è simmetrico, ha una camminata sua, sì, ho capito. Però è simmetrico, ecco, diciamo, se non altro, eh. Track. Questo. E là c'è proprio. Sì. Questi no, non c'è qualcosa che non va proprio. Sì. Va proprio. La 7. Sì, 1 3 4 1 2 3 3, 4, 5, 1, 2, per dire, per curiosità, 3, no, 3, volevo il 4 io, qua, voi siete abbastanza, siete piuttosto veloci, rispetto, questo è il 5, sì, la sigla c'ha qualche problema, 4, 5, 6, forse erano invertiti dei disegni, 4, 5, 6, no, va bene, vedi? Qua? Erano invertiti dei disegni, sai? Penso. No, la 7 forse. Esatto, la 7. Allora, la 7 la togliamo. La 7 tra l'altro è. È proprio sbagliato, infatti c'è. Però vedi che sono praticamente lo stesso disegno, sì. La stessa posizione. Ho sbagliato la 6, secondo me. Non la 7. Ho sbagliato la 6. Sì. Perché da qui va qui e va bene, e da lì è sbagliato anche questo piede, perché questo piede qui doveva essere molto più avanti, capito? Vedi guarda dove l'ho messo io, vedi che il piede sinistro quando passa, vedi che è a circa metà della gamba, vedi?
perché è posizionato proprio, è un intercalato nella posizione giusta. Sia tu che lui l'avete invece posizionato molto indietro, sì, e quello dopo è molto avanti, capito? Allora io quello sbagliato 7 e 6, io rifarei il 6, che il 6, guarda, era questo qua, era praticamente uguale a 7, vedi? Invece qua tu il piede fa questo movimento qui, tanto non si vede la matita, fa questo movimento qui, il tallone verrà qui così, è sbagliato lo stesso nell'insieme, ma piuttosto di fare due disegni tienilo così che viene un movimento, quindi senza aggiungere, no, rifai il 6 col piede, però il tallone va lì, non va dove l'avevi messo tu, praticamente al posto uguale dove era quello dopo, uguale a 7, hai capito? Sì, deve essere lì, hai capito? E guarda bene anche l'altra gamba, perché anche l'altra gamba è quasi uguale, vedi? Invece da là passa qui, e ti sei persa praticamente, sì ti sei, ma è normalissimo, cioè praticamente questo va là e viene il tallone lì, questo qui fa questo movimento e la metà sarà circa metà, vedi? E verrà la gamba, hai capito? Sì, devi solo rifare il 6, presto sei a posto, cioè ha quel movimento un po' così, ma funziona? Mi fai vedere? Ah, sì, certo. Questo è il migliore per adesso. È la grandissima. Beh, ci manca un frame o che cosa? No, qualcosetta non va, però è la velocità del momento. No, manca... c'è un frame nero. Ah, sì, c'è. Me li fai vedere? Passo, c'è uno alla volta? Sì. Al primo... Non è che avete mosso la telecamera per caso quando avete fatto la scansione? Sostituiscilo col suo. No, il problema è che non riesco a capire come togliere proprio questo frame. Cioè, c'è un frame. C'è, ci deve essere un'opzione. Questo, non è questo? Sì. Però c'è qualcosa che non va nella posizione cioè scende di colpo a un certo punto. E la timeline me la fai vedere? No? La timeline questa? Questa, sì. Cosa c'è? Sono da 1 a 8. Ah, ci sono tutti. E allora quello bianco cos'è? Non lo capisco. Non lo capisco. Boh. No, quello serve per cancellarlo, il fotogramma. Prova a rimandarlo. Non c'è una finestra comunitaria. Uno. Vai, scusa un attimo, passo uno. Però. Uno. Allora, scusami. No. Due, tre. No, ce n'è uno uguale. No, non è uguale. No, c'è un po' di latenza. 5, 6. Ah, 7, 7, 8, e poi mi va qua. Ah, beh, vabbè, dopo... E quello dal problema dello scatto. Sì. Perché non si toglie quello lì? Non lo capisco. Se vai su finestra? Beh, no, non c'è. No. Secondo me dovrebbe essere... Ci dovrebbe essere comunque qualcosa sì. Che tutti i fotogrammi. Cioè, non c'è su finestra No, per cancellare il fotogramma è quello. E su questo non ci si può sbagliare. Vai, fai un taglia. Capito, taglia questo? Cancella, non lo so. C'è proprio cancella. O ti cancella, no, non penso di cancella. No, ma la cosa ridicola. C'è questo fotogramma che non esiste sulla timeline. Esatto, no, perché i frame scattati sono 8, sono questi. Cioè, se io vado dalla carta del progetto, stanno solo queste.
come vogliamo fare? Ma lasciamolo così, poi tanto domani li rifacciamo per bene. Ma, lo vediamo un attimo solo in velocità per capire cos'è che... Perché questo? Boh. Strano. Vedi, anche quando li compri già, okay. Ho sempre detto che... Vedi? Che fa sta cosa? Prova a riaprire il progetto. Ah, mi sa che questo... Ah, guarda, prova, la vedi quella cosa rossa sì, là? Sì, già l'ho fatto. Però gli ho messo questo nero, ma vediamo così. Esattamente. Ecco. Ciao, vedi che c'ha un saltino? Sì, è un po' zoppo. Tac, è zoppo questo. Tac. Prova a vedere. Questa è una scelta del carattere. Facciamo così. Beh, avresti dovuto metterci un bastone, mettergli un bastone, ecco, se non... Sta sempre aggiungerlo. Dai, cioè, praticamente... Scusa un attimo, ecco. Allora, per andare avanti... Sempre vedi, l'in out, sì, esatto. Dalla lì li decidi. Cosa hai fatto per togliere l'ultimo? Vedi, qua c'è l'in out col numero dei frame. No. Siccome li leggeva anche questo, andava su live view. Capito? E come hai fatto a toglierlo? Me l'ha fissato un visto po'. Che non... Questo qui, a un certo punto... Questa è la gamba corta. Tornando, okay. Dovremmo, ecco, è qua che c'è. Il problema è tra l'8 e l'1. Ti vuoi sedere, Michele? No. Grazie. Il problema è tra l'8 e l'1, secondo me. Ma dici del fotogramma in più o del disegno? No, proprio del disegno, perché... Sì, c'è una gamba più corta. Sì, c'è qualcosa. Si abbassa di colpo, proprio. Hop, vedi? Tac, va giù, no, va giù sorride, anche... Sorride, anche quando... Va giù di colpo, vedi? Comunque sorride, contento. C'è, andiamo a vedere un attimo i disegni che intanto voi scansionate. Ah, io continuo a scansionare. Ormai ha messo proprio a stipendio qua, ragazzi. Ti tocca. Allora, come siete messe? Sì, io arrivo e guardo un'occhiata a questo qui. No, dai, adesso guarda, vi faccio vedere qui. Allora, uno, poi, ma perché là l'abbiamo visto al contrario? Non mi hai capito, vai, cammina verso cammina verso destra, perché li hai girati così, allora, sì, che sei un po' claudicante. Uno, due, lo stesso. Allora, no, guardi, sai cosa voglio? Guarda dov'è l'errore, nel 3, guarda dov'è l'errore, è subito fatto, subito trovato. C'è qualcosa che non va. Uno, due e tre. C'è un problema proprio di posizione di piede. No, di tutto. Scusa, No, nel senso che guarda. Vedi la testa dov'è? Questa è qua, quella là. E questa doveva venire qui così. Ecco perché salta. Cioè io per il viso, cioè io volevo proprio che avevo un movimento un po' particolare, anche il busto. Però l'hai fatto solo qui, non l'hai fatto dopo. Sì, perché probabilmente, no, il viso si muove, come anche il busto si muove. Perché sì, il problema, d'accordo. Io penso che però... il problema sia, questa è troppo corta secondo me. No, non va perché mica male. È un pochino corta, perché fa un po' il passo dell'occhio, è un po' rigidina, ma... cammina così, ma non va male, cioè cammina un po' così, hai capito? E va bene, non è questo il problema. Il problema è qua, che qui, sì, perché, no, proprio del corpo, perché vedi che, guarda, addirittura il corpo qui va bene, due, e la testa, vedi? Guarda, le gambe vanno bene. Vanno abbastanza bene, sì, vanno bene. Questa è un po' vicina, potrebbe essere già, no, ma lasciala, ma è la testa che puoi rifare solo la testa, va bene.
ma va bene, va bene. Okay. Rifai solo la testa e la fai intercalata, cioè la fai nella posizione giusta, qua è già all'altezza del terzo, vedi? È già in alto. Devo scendere un po'. Devi scendere a metà, no, no, devi scendere da qui, metà, sì. Qui. È proprio, hai fatto le spalle, cioè praticamente il corpo si allunga, in questo caso qui si allunga perché è più basso di questo, però la testa è rimasta alta, cioè è già su, allora sì. Tu probabilmente hai disegnato la testa del 3 invece che intercalare, il resto va bene che è intercalato, ma solo la testa l'hai spostata su, e quel salto lì si vede, perché si vede che è praticamente all'inizio del ciclo, hai capito? Quando arriva, tac, si vede quel salto. Non lasciamo comunque così zoppo. No, rifalla. Vedi? Beh, guarda. Voglio dire, pensavo peggio, dai. Si è assunta, Sava. Assunta. Dalla Bernardi e Co. Dai, sono tacchito. Dai, vedi? Ma anche le mani, pensavo. Ma certo, no, guarda. Pensavo che sarebbe venuta peggio, dai. Se adesso tu su quella base lì ci fai quello che vuoi, mantenendo quella struttura, dopo sei, è andata. Prima il primo? Fatto? Questo, il piede, questo, proprio solo il piede potrebbe essere un po' più alto, perché fa questo movimento, però lascialo così, il tuo fa questo, in teoria il piede fa anche questo movimento qui, cioè praticamente avendo un perno qua, la gamba, la alzi, vedi, fa questo movimento qui, e poi scende, invece il tuo fa striscia un pochino, rimane, però lascialo così, vedi com'è, cioè praticamente tocca, questo va bene, poi praticamente tocca già il pavimento prima di appoggiarsi, hai capito? Ma lascialo così lo vediamo, ti rendi conto? Cioè, a me così sembra che funzioni, bisogna solo capire, no, sembra che vada, bisogna solo capire, questo è l'8, vero? Mi sembra che funzioni, poi lo vediamo, cioè non vorrei sbagliarmi sulla gamba destra e quella sinistra, l'unica cosa che è quella, ma mi sembra che vada bene. Ma sì, dai. Allora, qui partiamo dall'1 proprio. Questo è il 5, sì. Appoggia, sembra che appoggi poco, perché vedi questo piede qui? Sì. Questo piede qui è già in posizione su questo. In realtà dovresti metterlo a metà. Ah, okay. Tra il 3, vedi? Il 3 è là. Sì, sì. Il 5 è praticamente, lo vedi? Lì, qui. Sì. Allora, praticamente questo piede qui dovrebbe essere circa qui così, il tallone. Qua. Sì, circa lì così. Al 5? Al 4. Sì, il 5 appoggia. Appoggia poco, perché vedi com'è molto, però va bene. Appoggia poco, ma va bene anche così. Questo piede, tocca, il tallone tocca per terra. Perché è ancora appoggiato proprio su quel piede lì, Sì. Va bene. Beh,
Ecco, se tanto mi dà tanto, anche questo piede qui lo devi portare indietro? No, invece no. Questo invece, vedi, rispetto a quello che hai fatto prima, rispetto al 5, l'1 poggia. Allora vedi che anche se questo qui è avanti, l'8 è avanti, un po' avanti, però appoggia bene, vedi? Quindi va bene, no? Sì, sì. Vedi? Vedi che appoggia. Era solamente questo che non appoggiava. E questo qua, vedi? E vedi che... Quindi il 4 non appoggia. No, è il 5 che deve appoggiare. Il 5, il 5 deve essere, il tallone deve essere ben appoggiato alla linea di... E questo lo devi portare un po' più indietro. Lo devi portare lì. Alla fine correggi solamente il 5 e il 4 rifai la gamba. Tu sei già avanti. No, questo dobbiamo vedere come funziona. Una volta volevo cambiare. Ah, beh, ma quello lo facciamo anche. Mi dai il. No, ma guarda, mi faccio dare il suo. Sì, sì. No, beh. Adesso vengo. Ma no, dai. Hai visto quello di Saba? Che. Oh! Ma no. No, guarda. La gamba rossa è quella dietro? Sì, ma siccome era... Ah, hai già iniziato così, perfetto. Va bene. No, basta. Basta che lo sai tu. Sì, la perdevo, e quindi no, qua è rosso. No, no, ma va bene, vai indietro. 4. Non è una cosa proprio dritto rimane. Va bene, no, ma vabbè, dai, dopo se lo sai, dopo la cambi, capito? Sì, l'importante è quello. Questa è la cosa, è che dovevo cercare, sì, di dargli un taglio un po' più... Però non ce l'avevo davanti. Vabbè, dopo, ma adesso va bene, ma si comincia così. Cioè, nel senso che, vabbè, te si vede che sai disegnare, per cui non è che... Forse hai anche già fatto delle altre animazioni. Questa tocca già la 4, vedi che il piede tocca già? Sì, se tu prendi... Sì, la dovevo alzare allora. Guarda, sì, la devi tenere un po' alzata, perché guarda, il 3 è qua, 3. Vedi? Sì. E qui, praticamente... Da qui in realtà... È qua sotto il piede, lo vedi? Mm-hmm. È lì. Poi alla 4 doveva essere... Guarda, se il piede è là, guarda, qui, fa questo movimento qui. Faccio sto leggero, sì, eh? Sì, sì. Fa questo movimento, sì, qui. Sì, quindi deve stare qui in mezzo. E deve stare qui così. Anche piegato. Con il piede ben. Esatto. Capito? Ho fatto la cavolata. No, beh, vabbè, devo correre. No, vabbè, giusto. Poi non 5. So se l'ho rifatta pure. Adesso lo vediamo. 6, questo qui va bene. E questo volevo spopazzare. Un po' tipo Happy Tree Friends, sai, un po'. Allora, anche questo qua, vedi che un po'. Disney li fa diventare un po' sadici. Anche questo qui, vedi che è un po'. È già molto avanti, perché da qui passa praticamente già all'appoggio, esatto, vedi? Passa quasi già, è già praticamente in posizione, vedi? Invece devi intercalarlo, allora sono quei due, il 4 e l'8, che ha quel problema, che è... E proprio. Sì, ma poi l'ho pure sballato, perché in realtà volevo cambiare. Aspetta che prendo il spikebar, che lo do. A lei che. No, è suo. Arrivo, eh? Sì. Stanno scansionando, sì. Bene. Arrivo, faccio subito, eh. Però me li devi numerare. Ah, sono qua. 1. Perché all'inizio ho fatto un movimento troppo delicato, poi c'è un momento in cui invece... Aspetta, eh. Sembra che sia troppo... Allora, sai cos'è? Cioè che lo proviamo così lo stesso, però questo piede qui in teoria dovrebbe appoggiare un po' di più, invece tocca solo con le... Lasciamolo così, eh? Così vediamo... Forse ho perso troppo tempo, ecco, per fare la pupazza. Sì, dovevi... Qua. Giù, questo è il 5.
Sì, questa gamba qui si dovrebbe inarcuare nell'altro senso, sì, ma però allora, visto che hai fatto un segno così naif, lasciamolo così, poi lo vediamo. Poi lo vediamo. Molto, sai cos'è? Molto leggero, spero che si veda nella scansione. Ecco. Dai, lo proviamo, adesso andiamo a scansionare. Queste sono pencil test, servono proprio per... Perfetto. Allora, uno, due, tre, va bene. È un errore da poco, però questo tallone qui scende rispetto a questi due, doveva stare proprio, se no sembra che vada... Che scivola che, nel suolo. Così. Più precisione. Sì. È relativo, però vedi che questo è più vicino, questo qua. Sì. Però va bene, dai. Questa è molto dura, ma... Sì. Questo è sollevato. Invece questo è quello su cui proprio appoggia il corpo. Sì. Invece devi proprio tirarlo giù. Solo che già nella posizione deve stare. Cioè, questa è la linea. Quello è il perno, giustamente. Questa è la linea del pavimento. Sì. Si cancella con la. E appoggia su questa gamba qui e appoggia su questa gamba qui. Sì. Allora questa deve toccare per terra. Assolutamente. Ma questa tocca già per terra in questo punto perché tocca per terra e poi fa così. Ah, ok. È come se tu facessi questo movimento. Quindi comunque sta nel mezzo. Sta abbastanza nel mezzo. Sta abbastanza nel mezzo. Sì. E qui guarda. No, qua. Uno, due e tre. E no, e di prima volevo. E questo. Va bene. No, non c'entra quello. Quello va giù, qui torna indietro. E l'altro movimento qui va bene, però deve solo toccare per terra, vedi? È sollevato, e poi questo qua va abbastanza bene, poi va là così, va bene, dai. Che devo guardare? Vai a prendere il tanto ti guardo questo, tanto guardo questo qui, però mettici il registro. Non è già fatto, non c'è un buon corpo, questo è bello. Infatti, guarda. Allora. Per conto suo, il mio uno. È già troppo aria. No. È l'unica cosa che non si solleva ancora la testa. Anche qua. Rimane sempre sulla stessa linea. Però le gambe funzionano. Lo lasciamo così, perché sennò tocca di rifare tutto. Però sai cosa vedrai? Vedrai un omino che cammina e che non si muove, rimane esatto, ma ha solo le gambe e la testa. Era un'animazione che facevano anche negli anni 60, una cosa del genere. Sono antico. 4, 5, 6. C'è una logica. No, questo doveva toccare, assolutamente. Lo proviamo così, però sicuramente questo è il difetto. Poi vabbè, dopo le braccia, questo non si capisce, ma proviamolo. Anche questo, vedi che abbiamo fatto la linea, proprio per... Anche questo vedrai uno che cammina sullo stesso livello, ma va bene. Penso che la prima volta nessuno riesca a fare. Ragazzi, poi allora per arrivare a questo punto all'Accademia ci abbiamo messo un giorno, poi ci abbiamo messo 3 ore. Siete... C'è speranza. Comunque ha detto un giorno. Un giorno. Vabbè, un giorno solo a fare tutti questi numerosini. Cavolo, la sera ci arrivo su panchina.
Ah, qui c'è un errore, qui c'è un errore. Qua c'è un errore che non... Allora, allora gamba sinistra dietro, va avanti un pochino. Ho sbagliato con la gamba. Allora, tu devi solo cancellare questo tratto qua, che lo facciamo subito. Aspetta, qui. Hai scambiato la gamba destra con la gamba sinistra. Sì. E praticamente continui la gamba... Dopo lo facciamo anche nell'ultimo. La gamba sinistra che viene qua. Circa, eh? Sì. Ecco, allora adesso lo vedi che... E questo qui... E questo qui. Ecco. Deciso, molto deciso. Aspetta, vado a vedere. Scusate, eh? No, è perfetto. Vabbè, te ne sei persi 5-6. Adesso li voglio vedere, adesso alla fine... Vado a controllare e poi li vedo. No, dopo li guardiamo tutti e voi vedete che difetti hanno. Poi dopo vediamo. Dai, puoi andare a scansionare. Allora, ci manca una gamba. Ah no, scusa, eh. Allora, uno. No, no, ma va bene, va bene. Vai. Questo qua, cioè, nella sua... È intercalato giusto. Nella sua forezza. Quello lì l'ho già guardato. Ah, ma anche il tuo. Anche se non funziona. Eh? Voglio prima sorriso stupido, anche se non funziona. No, ma che ha detto? Che... Allora, parte dall'otto. Allora. Ma guarda che hai visto. Cioè, non ce n'è mica uno che è sbagliato completamente, eh? Cioè, non... Non ho ancora visto questo. No, ma... Allora, questo qui è un pochino... Guarda, se tu prendi le misure di queste due gambe, che le prendiamo, così per... Un foglio da buttare, c'è, cioè, qua. Posso? Ti faccio vedere. Cioè, questa... è la gamba. Se anche l'altra partisse qui così, no? Che è un po' più lunga... Vedi la differenza delle gambe? Allora significa che questa qui, allora tiriamo, guarda, se tu fai così, tiri la mezzeria, vedi la simmetria, allora all'incirca l'altra gamba verrà qui così, perché le gambe sono, quando sono un triangolo, isosele, insomma, non so, isosele, come si dice, un triangolo... I due lati uguali, ecco, allora è un triangolo isosele, no? Allora praticamente se il tallone arriva lì, adesso qui avrà il piede, però sarà qui così. Adesso io non è che, però se io vado a prendere la misura, vedi? C'è una differenza. C'è un po' di differenza. E sai dove si fa questo errore? Nelle intercalazioni. Perché quando tu fai disegni di... Questo non è un'intercalazione, è un disegno di base, ma in genere i disegni di base controlli come la struttura... No, vabbè, adesso qui l'hai fatto nel... E il problema è che poi te li porti dietro, capito? Quando vai a intercalare. Ecco. Questo qui si alza poco nell'intermedio, però dopo va bene. Beh, guarda che adesso... Ma la faccio stupida. Anche questo qui un pochino, vedi, ha lo stesso difetto di quello precedente. C'ha sempre la gamba un po' corta, che è il numero 5 questo qua, giusto? Esatto. Cioè, gliela allunghi un po', gli metti il piede così, è proporzionato e ti porti dietro. Poi... qua, questo piede qui, se torni indietro, cioè, guarda, fa questo, cioè praticamente è così, e poi si va a posizionare in questo punto,
E io sto appoggiando tutto il corpo su questo piede, cioè sono così, e appoggio il corpo su questo piede, è come se io venisse avanti. Per cui tutto il piede appoggia tutto sul terreno, vedi? Non posso camminare sui talloni, hai capito? Perché sarebbe così. Però è roba da poco, perché invece le intercalazioni sono giuste, eh? Per forza, ho fatto la foto, l'ho ricoperta fuori parte. I'm a fucking Jesus. Vai. Lo ammette. Hai già scansionato? Sì. Chi è che deve scansionare ancora? Eh? Ti fanno lavorare, secondo me. Chi è il prossimo? Sotto a chi tocca? È il tuo questo? Aspetta. Vado a vederlo. Sai che il problema di questo qui è che non si vede il passaggio della gamba destra alla gamba sinistra, sembra sempre che rimangano lì. Sai perché? Perché non, è la curva del ginocchio, che invece di farla nel senso della forma del ginocchio, l'hai fatto al contrario. Allora sembra che abbiano. Però. No, sai cosa c'è? Per esempio. Una cosa che potresti fare è scurire la gamba di dietro, la tua gamba sinistra. Se tu la scurissi, vediamo il movimento che fa. Invece sembra sempre che sia lì, capito? Hai già fatto? Invece avendo fatto qua la stampa, sì, la signorina Patrizia. Io ti ho fatto il primo, poi dopo. Adesso il primo, Patrizia. Come ti sembra? Ecco. No, voglio dire, cioè, andiamo. Anche insomma gli altri con insomma questa volta ci mettiamo d'accordo. Domani lavoreremo sul computer. È una cosa che possiamo improvvisare anche adesso e capire come andare avanti. Cioè, adesso abbiamo fatto una cosa che sì, più o meno uguale per tutti, cioè un pencil test di una camminata. Possiamo andare avanti con una camminata sviluppandola, disegnando un personaggio a propria colorato, sì, e eventualmente fare anche una scenografia sempre in animazione, sì, però molto semplice, un loop di qualcosa che passa, cioè, sempre in otto disegni comunque, cioè, in modo che in questo loop, in questo ciclo, abbiamo tutta una scena. Questo potrebbe essere una cosa, che vuol dire che andiamo a perfezionare questo lavoro, poi tiriamo fuori anche un po' di creatività, cioè ognuno si crea un personaggio, ma creatività vuol dire proprio creatività, cioè nel senso via come vogliamo, capito? Senza problemi, perché insomma sia per divertimento, ma anche perché così attuiamo un'idea di proprio che abbiamo in testa, capito? O con i mezzi che abbiamo, perché abbiamo questi, non è che abbiamo. Ma guarda, adesso per il pencil test usiamo questo programma qua, che va benissimo perché si fa in velocità. La cosa domani dovremo scansionare, per cui ci vorrà un po' più di tempo. Ecco, l'unica cosa è quella lì. Quindi Michele, lo lasciamo anche per domani? Beh, se abbiamo più scanner ci sono, meglio, eh. Cioè, quello. Potremmo usare questo sistema. Come? Per avere veloce.
Beh, quello lì ha una qualità bassa, cioè conviene, questo è perfetto per fare queste cose qui, se facciamo qualche cosa colorata, oppure con, anche con, se qualcuno vuole fare anche con degli acquarelli qua sopra, è un po' come la carta, eh? Cioè, non è che proprio, però si fa, si stropiccia, la carta si come si dice, un po', però va bene, e non so, secondo me, poi non so se invece non so, vogliamo vedere delle cose diverse, visto che loro non c'erano, ma loro so, ho visto che lui è bravissimo, lui ha fatto una cosa perfetta. Guarda, io ti dico la verità, cioè TV Paint è un programma uguale a un altro, cioè no, fregatene, c'è proprio tecnicamente di come si usa, cioè sinceramente ti metti lì e fai delle cose, lo impari in fretta perché non c'è niente. Domani viene fuori un altro software, dopo stai di nuovo a pensare che ci sia qualcuno che ti insegni un software, che cambiano tutti i giorni, poi no, cioè TV Paint vale come così, vale come Flash, faccio per dire, hai capito? Come? Premiere va bene per fare i render dei filmati, va benissimo anche quello, sì. Ce l'ho io Toon Boom. Allora, Toon Boom è un bellissimo programma, ma fantastico per chi lavora in pubblicità e anche in serial, perché ha tutto, ha vettoriale, bitmap. Sì, è io ce l'ho, me l'ha fatto comprare perché ho dovuto lavorare con quel lavoro lì, ho speso 2000 euro. E ti dico che mi sarei sparato e, no, e mi fa schifo. Però è il massimo che c'è. No, nel senso che no, è vero, cioè è modulare, ha due parti. Nel senso che è anche un po' complicato, capito? È un flash però molto sofisticato. Tu puoi costruire un personaggio con tutte le congiunzioni e muoverlo muovendo solamente delle parti, capito? Cioè dandogli per cui voglio dire è fantastico. Però ha bisogno di molta pratica. Sì. Mentre nel tradizionale pure. Esatto, è così. È un po' come il 3D. È come il 3D. No, sì. Non è l'animazione di segno. No, c'è. Sì. Fai le clip come Flash. Come Flash? Fai le animazioni. Non è sofisticato a livello di segno, di pittura. È che lavora. Molto ci sta. No, esatto. Anche Toon Boom non è che ha un'infinità di cose. Però no, allora, guarda. Sinceramente, per uno che deve fare un certo tipo di lavoro, che è paragonabile ai lavori fatti con Flash, è il massimo. Se fai dei seri è il massimo, perché ti rimane una libreria di movimenti, di personaggi, che è fantastico. Questo ragazzo oggi lavora a Cartobalino.
E loro, io gli chiedevo, ma cosa fate? Io usate più flash? Loro usano flash. Ma che, in esatto. Casi, in altri casi no, no. Poi, ma ecco, ecco, allora, a questo di forte, di questo di buono, che tu, io ho lavorato, io lavoro con quando faccio le pubblicità, lo uso per le pubblicità, lavoro con due ragazzi, uno abita a Berlino e uno a Savona e non ci vediamo mai, e lavoriamo con Tumbum. Sì, lavoriamo con quello. Io, cioè, ci lavoro, adesso qui non ce l'ho perché tra l'altro ho la sfiga che non lo puoi usare su due computer, cioè se tu hai due computer lo usi su uno, se no non riesci. Ecco, va bene, però tu prendi il progetto, te lo incameri, lo modifichi, lo riporti e rimane invariato, cioè tu non perdi niente, si porta dietro tutto, anche dei file grossi. E soprattutto lavora sulle texture, lavora su quelle cose lì che è fantastico, fantastico. Cioè tu ti crei un personaggio con le texture in vettoriale e lo muovi e non hai più bisogno di colorare, non hai più bisogno di stare dietro ed è... Io adesso si chiama Harmony, esatto, il massimo, e io ho quella lì che... Ma guarda, venne un rappresentante da uno studio un po' di tempo fa, italiano, e disse, questo non li vedete neanche nel sito. Aspetta, Federico Vallarino, è quello che li distribuisce lui, e io sono in contatto con lui, per quello spero che non mi veda, perché... Sì, ne hanno bisogno. Eh certo. E poi quello è che io non sapevo, ma in produzione qual è che viene usato poco. Perché anche se tu poi dici a un ragazzo che si prepara. Ma poi nel mondo del lavoro. No, è molto usato. Molto usato nei serial. Le serie TV è molto molto usato. A me piace perché. Non so se lo fanno. Non credo. Cioè quello è, penso sia tradizionale, non so se... No, fa mica più in pellicola quello, no, tutto digitale, non so che cosa. Sì, però forse disegnano una matita e scansionano, quello sicuramente, però non sì. No, io, ma dopo ti faccio vedere delle cose che ho fatto con Tumbum, se ce le ho, perché non l'hai detto. È bello perché hai livello, finché lavori in maniera semplice va benissimo, cioè livello, disegno, colore è perfetto, animazione tradizionale benissimo, quando cominci ad avere delle strutture complesse per cui ti vai a costruire il personaggio che ha tutte delle derivazioni mostruose, perché tu puoi costruire tutto, no? Con gli snodi, con le bocche, e poi ti fai la testa con gli snodi della bocca e degli occhi. Quando giri la testa si gira tutto, ma nel frattempo puoi andare a muovere anche la bocca e gli occhi mentre si gira, cioè nel senso che si porta dietro tutti i controlli, è veramente... Però se non sei, cioè, parte da qui... Ah no, sì, però lo fai già in diretta con quello, quello lo puoi fare direttamente... E bene, perché puoi disegnare, ma anche costruire il soggetto con delle parti, per esempio che tu fai in Photoshop, tu costruisci il... Quando tu lavori in composto, come? Quando lavori direttamente sui fogli, tu ti crei, per esempio, io volevo creare qui l'arco per dare il movimento della mano e sapere che la mano si muove lungo quest'arco, senza che ogni volta... sta mano se ne va su giù, ma tu la fai direttamente foglio per foglio? Io lo faccio su un foglio a parte, per esempio. Sì, lo metti qui e c'hai un riferimento, esatto. Io faccio questo e lo posso buttare questo qui? Sì, cioè io ho il movimento e punto di partenza e punto di arrivo e poi faccio questo, cioè io faccio così. Quindi ti fai tutto il percorso là sopra, esatto. E questo praticamente lo si apparte, poi ci metti sopra i fogli e fai che ne so, che il braccio è una volta qui. Sì, io faccio questo, però faccio 1, 10, poi faccio questo che è 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8, 9, 10, 11, va bene, e faccio questo, 1, 6, 11, poi dopo intercalo ancora, faccio questo, 1, 2, 3, 4. Poi faccio questo qui che è l'intermedio di questi, no? Vedi? Questo e questo. Aspetta che prendo un'altra matita. Praticamente i disegni chiave 1 e 11. Poi
faccio il 6, perché mi sono vedi che sono suddivisi più o meno, no? Adesso qui c'è una progressione, comunque sono suddivisi regolarmente. A questo punto cosa faccio? Dopo faccio il 3, poi faccio il 5, poi faccio il 7, poi faccio l'8, e sono intercalati. Poi mi mancano per rallentare l'accelerazione. Esatto, in questo caso c'è un'accelerazione. Cioè questo tu ti fai quello schema. Sì. Poi lo metti sotto e sopra. Sì. Comincia a fare il primo. Sì, sì. Dopo io una volta che ho fatto questo qui, sono sì, c'è già la traccia. Se sbaglio qui, hai capito? Cioè hai capito? Io però cosa succede? Che se io so che ho un movimento che mi deve durare un secondo e sono 12 disegni. Ma voi anche ve li fate proprio tipo negli storyboard, già tutte le linee, cioè il timing di ogni cosa, che ne so, farlo. Non nello storyboard, ma si fa sul layout. Cioè, sullo storyboard abbiamo i tempi, diciamo, che sono più o meno esatto. Però è ovvio. Se ti vede parlare, devi dire una frase. Ah, beh, certo, assolutamente. No, lì ci vuole l'audio, già fatto, e però. C'è l'audio. Tu hai l'audio con i tempi esatti. Allora a quel punto lì l'audio ti dà un parametro in più. Per la traccia, sì. Tempo vero, come deve essere. Preciso, quello è la prima cosa. Dall'audio, se c'è il dell'audio. Non penso che l'attore smetta di ridoppiare. Non dall'audio, quando c'è la sola. Beh, musica. Quando c'è il video musicale, è ovvio che si parla della musica, perché che è quello, è proprio. Invece su un cortometraggio dove c'è del parlato, la voce fuori campo, allora prima si fa quello, perché ti dà proprio la voce fuori campo, no, cioè nel senso che la puoi comunque spostare, ecco, ma invece il labiale, quello è preciso. E invece tipo uno sport che magari viene sonorizzato? Oh no, quello assolutamente, la musica c'è, cioè, subito, no, a parte gli spot hanno dei tempi 15, 30 o quello che sono esattamente quelli, non si sgarra di. No, quel no, cioè se no, io cioè quello si fa in post produzione. Sì. Allora, guarda, io per esempio io ogni tanto ho fatto una fase intermedia dopo lo storyboard. Layout. Dopo sì, ti fai il layout e poi il video board, mi capito? Sì. Il cinematico. L'animatic. Sì. Cioè, mettere le tasche, fare dei movimenti molto basilari, sì. I tempi, no, cioè, quello lì, lo dicevo anche stamattina, quello lì adesso è un sistema che è impossibile non fare, lo fa in 3 secondi, hai le tavole, lo scansioni, fai un montaggio velocissimo, in un'ora ti fai un animatic. E da lì dici, adesso cosa faccio? Questo me lo tengo più lungo, più corto, ci posso fare una dissolvenza, qui ci va un altro un movimento, fai un movimento di macchina. Beh, sì. Io per esempio, uso molto il rotoscopio, che vedevano loro stamattina, e cosa faccio? Io prendo, quando ho la possibilità, prendo i filmati, me li taglio a perfezione, perché non voglio disegnare di troppo, e ho già il montaggio del più o meno di quello, poi vado a modificare nello stile, nel tipo, ecco, però io con quello io so già che la traccia è subito ti dà subito l'idea se stai facendo una cavolata oppure è a posto. Però ti volevo dire questo, che quando tu hai il tuo percorso e sai che un movimento lo devi fare preciso, con questo non ti puoi sbagliare, capito? Perché tu con questo qui sai che se tu devi fare 12 fotogrammi, qua non puoi sgarrare, hai capito? Ed è essenziale, perché se tu fai 2 o 3 disegni in più, in un secondo, 2 o 3 disegni in più in un altro secondo, in una piccola sequenza, cioè quando sei alla fine del lavoro, hai capito? Hai un mucchio di roba che non sai più dove mettere, ma io perché non fa tutti quei disegni che non mi servono? Volevo farti vedere, vieni, ti faccio vedere Tumbum.
posso vedere lo siamo, eh? Volevo solo far vedere una cosa, se lo trovo, perché prima allora... no stai pure c'è qualcuno che vede Chicco qua in mezzo con la K? No, con la Chicco, di quello che fa i ciucci, quello che fa i pannolini. Chicco, ah, qua vediamo. Guarda, questi qui dovrebbero essere, scusa, non dico delle cavolate, cioè, questi sono quelli dell'anno scorso e sono fatti con Toon Boom e 3D. Ah, non so se si vede pochissimo, però questi sono spot da 7 secondi, eh? Andiamo a vedere, perché ce ne sono anche degli altri, però non so se sono tutti, ma questo è lo stesso. Sì, questo è l'anno scorso, gli altri ce ne sono dei più lunghi, ecco, vediamo. Ecco. Ma questo è Chicco International? Credo di sì. No, ma li hanno fatti, no, l'anno scorso c'erano... Sì. Li ho fatti io? No, tipo li hanno mandati in onda. Sì, a Natale, l'anno scorso. E no, ma adesso ne è uscita la nuova serie, eh? Sempre uguali questi qua. Ecco, allora qui vabbè. Ma tu c'è anche un bel camera track, quello che ti serve praticamente seguire il movimento di camera. No, beh, qua no. Allora qui è questa. È perché io poi ti dico, allora io da già da mettere poi non l'avete dovuto fare. Qui allora qui c'è. Tu mi dai pezzi qui, animati, qui, io praticamente me li devo attaccare in scena. Esatto, cioè questi qui sono pezzi animati che sono stati poi mascherati, preso tutto e messo sopra a del 3D. C'è tutta la roba, la carta, che è tutto 3D. Ah, quindi è l'animazione in pratica in 2D. Poi è stata mappata sul 3D e con l'effetto della carta che è esatto. Ah, allora, sì. Essere stampati e messi direttamente da sul fondo. Ma no. Sì, sono tipo, tutta la carta che vedete, tutto in 3D. È una carta fatta in 3D. Cioè, no, la carta sì, ma invece il disegno è in 2D. Sì, il disegno è in 2D. Il disegno sono tutti dei disegni o singoli anche in scena. Che si apre sono quelli che sono. Esatto. Poi c'è un io ho fatto queste cose qui. C'è un ragazzo che fa tutte le maschere, perché sono tutte mascherine. Queste qui, il bianco della carta, sono tutte mascherine animate. Praticamente sono tutti ritagli che servono per poi essere, come si dice, mappati sopra del 3D. Cioè, io poi non lo so, io mi fermo a 2D. Fatto anche chiaramente il movimento che si mettono sulla... No, quello lo fanno in 3D. Quello lo fanno in 3D. Sì, sì. No, cioè l'animazione vera e propria, cioè qui ci sono tre animazioni, due, cioè il 2D e il 3D. Il 2D è quello che vedete, i disegni fatti a matita, diciamo, e che poi vengono, esatto, che vengono testurizzati sopra in 2D. Quello è un 3D, esatto. Sì. E questo sì, ti dicevo, questo è fatto con questo programma qua, che è questo Harmony Toon Boom, che niente, ti rimetto, ecco. Con questo programma lo ridico, no, molto bello, ma anche casinatissimo, insomma. Sì, rende, cioè, può diventare anche complicato. Sì, sì, può anche diventare complicato. Sì. Ci guardiamo insieme questi i vostri lavori o sì. Così facciamo un minimo. Tu l'hai scansionato? No. Non l'hai mica scansionato tu? No. Allora scansiona, dai. Vediamoli, dai, poi. Ma... No, scansione che le vediamo tutti, dai. Ma se l'è scappato, ma lasciate a me per fare. Ci sono solo due da scansionare. Sì, qua. Guarda. Ciao. Io ho fatto una qua.
quasi finito. Dopo vi faccio vedere i lavori dei vostri colleghi di Bologna. Ha spostato cos'è che è? Era così anche prima la mia voce? Sì. Sì? Spostato, esatto, esatto. Quella, secondo me non l'hai spostata. Quella ancora sposta? Ancora di più? Finché non vedi, eccolo. Ok, ok, ok. Io non l'ho fatto. E qua, guarda. No, prego, no. Io non insisto. C'è un soldino. Che numero è? Lo guardiamo. Ah, ma non lo uso quasi, non lo uso mai neanch'io, sai? Non sono. Dov'è lo stop? Ah no, sai cosa c'è? È stato scansionato al contrario. Che numero è? Eccolo, questo qua, è l'1, È girato, vedi? Gli altri sono girati da questa parte, questo è girato in là. Che si è girato improvvisamente. Beh, scansioniamolo. Lo scansioniamo. Prima l'ho scansionato due volte, veniva sempre. Eppure questo set ci ha seguito i numeri. E si girava da solo? Si girava. Forse ha spostato. Si è animato adesso. Questo è l'1, vai. Sì, si fa pure. Lo cancello questo. Ah no, lo devo girare quindi questo. No, aspetta, adesso siamo di così. Come cancella? Okay. Cancelli con questo? Sì, sì. Ma non l'ha fatto, mi sa che non. Soffre di bipolarismo. Vuole tornare indietro, ma non riesce. Non si riesce. Cosa vuol dire? Scusami, se io... Inserisci la chiave di un nuovo per cancellare la chiave. Forse devi scantarne uno per sì, forse. Esatto. No, c'è sempre, ragazzi. No, adesso facciamo una bellissima cosa. Lo rifacciamo? Cancella. Come si fa? Esci? Ok. Allora, riapriamo il programma. Rifallo. Fai 2. Però devi riscansionarli tutti? Eh sì. Ah. Ma tanto ci mettono 2 secondi. Vai. Ciao. Vai. Vai. Se ne mancano un paio, credo. Sì. Dimmi. Domani servirà il computer? Ma no, forse.
Qual è? Cioè serve un computer e uno scanner, cioè nel senso, possibilmente uno... No, questo io il mio si usa per scansionare. Domani servirà? No, cioè, un computer senza scanner non serve, in teoria. No, allora, possiamo pensare a una cosa, ecco, però... noi possiamo scansionare... Però il problema è che dopo scansioniamo e poi con quale programma andiamo a elaborare il... perché ognuno ha un programma suo, si può anche fare, cioè si può anche fare, se qualcuno ha Photoshop, si può anche fare, andare a colorare con Photoshop, volendo. Sì, no, infatti, quello si può fare. Una volta che abbiamo scansionato il segno, per esempio, si prende il segno e si può colorare anche con il computer, che potrebbe essere una cosa. E, non saprei, cioè, dipende come vogliamo lavorare, cioè, se vogliamo lavorare direttamente sulla carta, oppure sulla carta e colorare sulla carta, oppure disegnare, fare il segno fatto bene col pennarello, con, scansionato per bene e poi colorato il computer, che si può fare altrettanto. E, ognuno usa il programma con cui lavora più facilmente e facciamo, si può fare, però cioè, chi non vuole portarsi dietro il computer lo lascia a casa e si fa con... con questo, troviamo il sistema, insomma. Perché alla fine il computer servirebbe per colorare. Il computer potrebbe servire per colorare, cioè, e più che il computer servirebbero degli scanner, perché con uno scanner solo, adesso forse ne abbiamo un altro, e con uno o due scanner ci si mette del tempo, perché questo qua è veloce da fare, ma scansionare è lungo, ci mette un minuto. Comunque servirebbe soltanto per colorare. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. No, ma va bene, va bene, va bene. No, Sara ha chiesto di portarli perché non sapevamo neanche noi che tipo di cosa fare, hai capito? Ecco, così... riusciamo comunque a fare delle cose, ecco. Poi dipende da voi, cioè dipende da anche dalle conoscenze vostre. Cioè per me se uno vuole se uno vuole colorare solo il computer, si porta il computer, va benissimo. Cioè, chi lo vuole fare a matita se lo fa a matita, alla fine troviamo un sistema per far tutto, insomma. Sperando di avere il tempo per farlo, perché non sembra, ma scansionare ce ne vuole, poi se dobbiamo rifare, però possiamo stare qui finché non finiamo. Se potrei lavorare con TV Play, insomma, se sei così e posso togliere a te, sì? Invece di disegnare la matita, disegno come se fosse a matita, ma sul programma usando... Sì, lo puoi fare, sì sì, sì sì, no va bene, va bene. L'importante è che facciamo una cosa che partiamo da questo che abbiamo fatto oggi, cioè che sia un'evoluzione del lavoro di oggi, che ci sia uno step in più rispetto a quello che ho fatto oggi. Se tu ti prendi la tua animazione, te la scansioni oppure la rielabori direttamente con TV Paint, va benissimo. Chi? Sì, no, va bene, va benissimo, io non ho problemi, cioè a me lavorare sulla carta, l'importanza di lavorare sulla carta è perché capisci come va fatta l'animazione, cioè che non è una cosa che, pum, parti dal primo e arrivi l'ultimo, fai con un certo metodo, ma questo vale... Domani, quando tu lavorerai su TV Paint, però ti voglio vedere fare i fotogrammi come si deve, non voglio vedere i ricalcati. Come se fosse la carta. Esatto. Sì, infatti devi fare così. Con i livelli, sì, esattamente. Ma era il tuo, secondo. Ciao.
No. No, perché ho fatto sei distratto. Vai, allora, rimettimi in piedi, per piacere. Scusa, è un po' così. Eh? Adesso finiamo. Vai. Vai. È il secondo, quindi sarai, diciamo. Comunque sono tutti rovesciati, eh? No, l'ho rovesciato io. Ah, così per un tuo... Che senso? No, perché quello originariamente sta così, però devo fare così. In modo No, perché vedi che sono sì, tutti i numeri, ma va bene, va bene. Un po' un esalto. Va bene. Un po' più di sé. Ma devi ringraziare molto per il lavoro. Bravo, sì. Insomma, con il lavoro di oggi, praticamente sommando tutti i vostri fotogrammi, avete fatto 12-13 secondi di animazione. Beh, rimandiamo un po' a lungo, è confortante. Possiamo mandare un festival, ragazzi. Sì, ecco, con un lupo 2. Sì. Prima la ragazza domani chi vuole lo porta. Sì, perfetto. Chi vuole lo porta, chi vuole lavorare sulla carta, lavora sulla carta. E magari adesso lo dica. Sì. Cioè, Paola. Ma te, voglio dire. Cioè. Ecco, però vedi, visto? Cioè, il corpo rimane sempre quel livello lì. E allora, ci sono due perché. O perché le gambe gli si accorciano ogni mezzo passo, oppure perché hai sbagliato un po' di animazione. Però il movimento delle braccia e le gambe funziona, vedi? Perfetto. C'ha solo quel... guarda, ti salva la testa che leggermente si muove, che dà questo no, ma davvero, però va bene. Sembra il soldatino. esatto, però hai visto? Vai, Elisa. Nel frattempo posso fare l'annuncio? Sì. Così, di quanto per lo stile. Vai in camera. Guardo qui, no, volevo giusto avvisarvi e avvisare chi ci segue in streaming che domani continueremo appunto a fare insomma il workshop di animazione. Eventualmente chi insomma preferisce usare il computer per lavorare, per colorare eccetera, porti il computer, altrimenti chi comunque si trova bene anche a lavorare a mano, a colorare a mano, può anche lasciare il computer a casa e quindi lavorare con pastelli e altra roba. Lo dico magari per chi oggi non è potuto venire e vuole comunque partecipare alla lezione di domani. Merci. Tu l'hai scansionato? Tu? L'hai scansionato? L'hai... Vai. Vai. Raccontavo stamattina come veniva fatta la ripresa in trucca quando si lavorava in pellicola. Cioè, a scattare un fotogramma ci potevano mettere anche 3-4 minuti, uno. Perché dovevano posizionare tutti la scenografia. Ma guarda che secondo me Villoresi è veloce così, Villoresi? 30-50. Sì. 30 no, perché arrivavano al massimo 4-5, se no faceva troppo spessore. Guarda che Villoresi usa così, veloce, abbastanza veloce. Lui però deve posizionare le macchine, tutte quelle cose lì.
Però non è, diciamo che non è, una volta che ha messo a posto il set, il teatro, credo che sia abbastanza veloce, abbastanza. Perché? Ti sei distratto? No, perché l'ha messa al contrario la signorina. E poi in pratica l'animazione è quello più grafico 3D, la mette. Ma non ti porto più dal greco, Vai. La resina. Sì. Poi la terza vai. Luna, andato. Ma di nuovo al contrario. Ah, sì, poi non però... Pronto? Ciao! Se lui vuole che fai, lascia il fondo sempre. Se io devo usare un acquarello, tieni conto di un problema, che se tu vuoi fare il personaggio colorato hai il fondo su un altro livello, il personaggio sarà trasparente. Questo è il problema. Perché non è che stiamo usando il cell per combinare il dietro che diventa un altro sul fondo. Oppure lo sfondo lo devi disegnare qui sopra, lo puoi tranquillamente colorare, però lo sfondo deve essere poca roba che si muove, tipo fai un bidone da sulla creatura che va da sinistra a destra, cosa che in realtà non si fa, perché tu fai il bidone su foglio unico e lo sposti col foglio macchina e non lo stai a ridisegnare 200 volte. Quindi allora ha più senso forse disegnare un animaletto che sta fermo lì, così muove la testa nel frattempo. Oppure gli alberetti. Robe così, eh? Gli alberetti. Gli alberetti. Gli alberetti. Palita la luce. Ma quello con la faccia da scemo mio. Sì, voglio vedere quello di all'inizio. C'è andate in diretta la mia telefonata con mia moglie. No, non si è sentito niente. No, però mi sa che quando no. 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 Assolutamente no. Sì. Grazie. Cioè, molto cioè lungimirante. Allora, io adesso tutte queste carte le metto in una cartella che si chiama workshop. Sì, perfetto. Va bene? Guarda, mettilo qui dentro laboratorio Bari. E poi fai. Ah, perfetto. C'è dentro. Laboratorio Bari. Sì. Stava, scusami che me la sono perso. No, quello è un'altra cosa. C'era. Là, su, guarda, il primo. Ah, questo qua, aspetta che c'è un altro fuori. No, il, no. Michele. Era il tuo quello lì, vero? Secondo me si l'avevi. Rinomino col tuo nome, se no. Ah, questo è il primo che avevo fatto. Sì. No, quello è. Ah no, niente allora. Perfetto. Butto, no, sì, sì. Butto così. Sì, sì, certo. Allora questa qua l'avevo fatta io. Perfetto, butto, perfetto. Allora ti pulisco le cose che ho fatto perché. Ah, no, vabbè. Ok, ce l'hai tutte queste. Ce le abbiamo tutti quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, giusto? Li guardiamo, guardiamo i lavori un per uno. Parti dal primo. Ok, quindi bisognerebbe fare tutti i programmi, giusto? Per aprire cosa? Prego. Ah, beh. Sì, ma potevi lanciare direttamente dal... Mi sa di no, perché tu devi dire... Ah, così. Hai ragione, hai ragione. Giusto, sì, sì. Perché quella è una cartella. Sì, sì, giusto.
Allora, Space Invader, avevamo detto laboratorio Vari. Ok, quindi... Parti dal primo o dall'ultimo, dove vuoi. Dai. Chi è? Perché diciamo la ripresa? Apri ripresa. Eccolo. Yamun, chi è Yamun? Yamun. Ehi tu. Dove? Yamun. Yamun. Funziona. Oh, è a posto, cioè non c'è... è regular. No, va bene, va bene. Adesso domani lo farei un po' più sciolto, meno bastone come questo, perché questo io vi ho dato, ecco, però funziona, c'è il movimento su e giù. Per il resto va bene, c'è qualcosa che non va? No, ogni tanto si ferma. Va bene. Va bene. Ottimo. Hai vinto qualche cosa? Ha vinto niente. Ok. Poi ci abbiamo... Che non c'è. No, bisognerebbe fare un render, credo. No, bianco c'è il foglio. No, questa è quello sbagliato. No. No. È quello sbagliato? Ma non l'hai corretto? Ma vediamo subito. Allora, Simona. No, mi sa che è questa, Simona. Vabbè. Riguardiamolo ancora, scusa. Vabbè, andiamo avanti. No? No, qualche volta non funziona proprio. Tagliamo la testa al turno. Vai. Ma l'hai scansionato dopo? Posso prendere? Questa invece è Silvia. Silvia. Questo qui ha un po' il difetto del suo. Come? Cioè, ai piedi c'ha qualche problema sicuramente. Sì. Anche un po' le gambe. Cioè che sembra che non... Cioè c'è una gamba che si allunga. Andiamo. Per arrivare. Allora, 1, 2, 3, 4. Cioè, questo... Guarda, c'è la gamba destra che è di là, che è più bassa di quella sinistra. Aspetta. Guarda. Tac. Questo appoggia sempre la destra, quella rossa. E questa appoggia, questa è quella su cui ancora appoggia, e mentre questa gamba qui dovrebbe essere sollevata. Vedi? Poi dopo hai perso un po' la linea di appoggio delle gambe. Hai capito? Ecco. Perché altro qualche programma qui? Sì, sì, sì. Sì, sì. Ecco, anche questo in realtà qua va ad appoggiare sulla gamba destra, giusto? Sì. E anche qui devi appoggiare sulla gamba destra, però mentre appoggia sulla gamba destra alza anche il piede così. Che è praticamente impossibile da fare, a meno che non cammini sui talloni, hai capito? E poi vedi che lo riporta giù, guarda. Questo è a posto, sì. È un po' bassa ma è a posto. Poi tira sulla punta e poi la riporta giù e fa questo movimento. Sì, sì, è vero. Ecco, e qui dopo la gamba... Sì, c'è una o due che andrebbero di quel sì, sono proprio le... guarda. Sono, questo è a posto, questo va bene, esatto. Questo guarda, questo potrebbe anche andare bene. Ecco, e poi è questo qui che non funziona. Questo è il piede, la gamba destra è troppo bassa rispetto a quella, dovrebbero appoggiare tutte e due qua. Sì, devi che appoggino bene i piedi. Questo e poi guarda, l'altro difetto un pochino è che comunque ha poca estensione in alto. Vedi che si vede poco poco, c'è, ma si vede poco poco. Ok. Avanti.
Sotto a chi tocca? Diamo la signorina Saba. Saba. Apri ripresa. 8 loop. Beh, guarda, in genere l'errore che fanno è sempre di fare le gambe corte. Se non altro hai fatto insomma, un controtendenza. Però il movimento funziona, cioè, perfetto. Anche su e giù va bene. Come diceva Disse, la linea curva ti toglie il risultato. Ho puntato sulla Saba. Patrizia. Apri ripresa. Taga. Ecco, questo qui, tutti i movimenti delle gambe e delle braccia funzionano. E che dimagrisce, abbiamo visto. mentre cammina. Un pochino, ma il difetto che ha è che manca l'estensione. Manca l'estensione e un pochino si vede, ecco, un po'. Cioè, ti porta a delle piccole deformazioni delle gambe, così. Non si vede in pochi disegni, no? Perché sono solo 8, però in realtà. Ma va bene, cioè comunque il movimento funziona, è fluido, dai, va bene. Mettere un po' a posto anche le braccia che sono un po' scattose, un po' più fluide, cioè l'intercalazione un po' più precisa, ma per il resto... Paola chi è? Paola. Ah, questo l'abbiamo visto prima, funziona. Vabbè, rivediamo, sì, certo. E anche questo, stesso discorso, le gambe funzionano, anche se sono visto così, però funziona il movimento, cioè sono proprio free, però funzionano proprio bene. Il difetto è manca l'estensione, che è proprio importante, insomma. Promossa? Sì, ma tutti promossi finora. A Paola? Qua il capello pazzo. Questo non l'avevo visto. Vabbè, una versione punk la dovevo trovare. Che diamine. Ha la camminata adatta al personaggio. Però c'è tutto e funziona, Lo posso, no, però? Sì. Una cosa che si poteva fare era perché 8 disegni e muovere tanto i capelli così si vede, avresti potuto muoverli forse un po' meno, ecco, un po' più limitato, però va bene, cioè. In che formato? Come vuoi, cioè se non fai con la DSLR ti puoi salvare proprio i RAW. Luca. Questo invece cambia sesso, infatti. Diventa donna, alla fine diventa donna. No, però funziona, tutto. Funziona tutto. Funziona tutto. Sì, sì. No. Poi riescono da giovane. Cioè, si trasformano. Un attimo, anche un ripensamento. Ottimo. Ecco, questo qui va bene, il movimento delle gambe funzionano, il movimento delle braccia, però c'è una cosa statica che è il bacino che va per conto suo praticamente, invece dovrebbe essere attaccato al corpo, hai capito? Dove era attaccato il tuo bacino? Alle gambe. Si alza il corpo o la testa?
mentre il bacino rimane legato. E allora il difetto che si vede, guarda, soprattutto nel tuo, ma relativamente, è che proprio le gambe tendono a sembrare corte, proprio perché gli manca la distensione. Scusate, ma sì, sì, certo. Posso fermarmi? Come no? Ecco, vedi qua la gamba, cioè la gamba, se tu prendi la gamba dritta, la gamba di appoggio e la gamba piegata, se sommi la gamba, se la lunghezza della gamba piegata è sicuramente più lunga della gamba dritta, perché ovviamente sei costretto ad abbassarla, a accorciarla, perché il bacino è rimasto, però funziona bene, eh? Sì, sì. Così. Vabbè. No, va bene, il corpo, la testa si muove di più del corpo, vedi? Sì, sì. Cioè sono un po' scollegati, in realtà lì testa, corpo e bacino li potevi tenere identici, in modo che ti aiutava proprio nella distensione, nella proporzione, però va bene. C'è un frame che non c'entra. Sì. Ah, è sempre quello di prima. Provo a portarlo. No, non c'è il primo frame. Non c'è il primo frame. No. Sì, manca il primo. Però sembra che funzioni. Cioè. Sì, manca proprio il primo, l'appoggio delle gambe. Come mai? Come mai? Vogliamo rifare le scale? No, beh, no, 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 cioè vabbè, adesso ci abbiamo Frank o Francesca. È andata via? Ah. Vabbè, sì, sì. Come sì, sì. Sì, esatto. Sì, adesso si vede poco perché è un segno molto leggero. Se avesse colorato oppure se avesse scurito la gamba esterna, forse si vedeva meglio il movimento, perché ha fatto un movimento un po' naif, che ci può anche stare, ecco, volendo. Così, però, ho fatto così. Sì, così le due gambe si confondono, non si riesce a capire qual è quella... Esatto, infatti se l'avesse fatto più scuro avremmo visto meglio il movimento. Bene, poi ci abbiamo Lisa. Questo qui va bene. Promossa? Devi sempre stare attenta alle braccia, perché... Se guardi la direzione della mano, è sempre orizzontale. Sì. E vuol dire che quando il corpo va su, la mano rimane sempre a quell'altezza. Sì. Non va bene. O si accorcia, hai capito? Sì. Cioè, invece, no, siccome è impernata nella spalla, se la spalla sale, anche la mano sale. Quando la spalla scende, allora praticamente avendo un perno, il braccio, la mano fa questo andamento qua, fa questo, invece il tuo fa così, vedi? Poi ci abbiamo Eli. Ah, questo qui ha l'intermedio, il disegno, il frame 2 e anche il frame 6, che praticamente la testa rimane allo stesso livello e poi di colpo sale, infatti. È vero?
di colpo sale a questo disegno di base. E allora ha questo saltino, però va bene, cioè l'intercalazione doveva essere un po' più precisa, allora a quel punto lì aveva la sua fluidità, e tac, fa un colpettino, tac, tac, però va bene. E il braccio destro, quello di là, è un po' corto, anche quello lì fa un po', rimane un po' cortino, non ha proprio questo bel movimento rotondo, insomma, però va bene. Cioè il movimento è rotondo. Sì, però vedi com'è corto quel braccio, ah, sì. Vedi? Sembra una protesi. Un pochino, un po' corto, un pochino. Perché poi ci abbiamo coma, non so, quindi coma qua. Coma, sappiamo. Sì, no, va quasi tutto bene, c'ha cosa ho fatto? Una cavolata? Sì, aspetta, vediamo se... Ho scattato un fotogramma. No, mi sa che si può fare comunque... No. Eccolo. Allora, dimmi cosa vuoi vedere. A passo uno. Ok, aspetta. Lo faccio andare. No, faccio io, guarda. Okay. con uno e due puoi andare. No, anche con le frecce, no? Okay, sì. Allora, questo va bene. Questo va, il 2 va bene, questo va bene, qua c'è qualcosa che non va. E il problema è che c'ha un movimento troppo rapido. Allora, 1, 2, questo è molto lento, questo è molto vicino, e questo molto staccato. E poi di nuovo questo è molto staccato, vedi? E allora ha questo passo un po', e poi di nuovo lento, ha un passo un po'... ecco, se fosse stato disegnato solamente con wireframe, per dire, avremmo fatto fatica a capire quale era la gamba destra e quella sinistra. Però funziona, ecco. C'ha l'estensione che non è regolare, però funziona. Dai, bene. Ok, avvicina Benny. Ecco, qui funziona. Paperino. Posto. Sì, eravamo un po' sistemato. Beh, vabbè, un pochino, ma però funziona tutto. Bene. Ok, quindi siamo a posto. Adesso sentiamo dall'organizzatrice. No, io direi, dato che comunque sono quasi le 7, credo che adesso fare uno studio sul personaggio sia un po' pesante. Sì. Io direi di rompere qui magari. Ah, però il microfono, sì. Io sono affezionata a questo. Mi metto a sedere io anche. Dicevo, io direi, dato che fare lo studio del personaggio, sì, adesso, lo studio del carattere è un po' complesso, sì, interromperei qui, sì. E poi domani riprendiamo da questo punto, e poi se c'è la possibilità, c'è il tempo, vediamo un po' anche per quanto, sì, riguarda la tecnica dell'otoscopio, altrimenti insomma continuiamo su questo studio, su queste esercitazioni. Grazie a chi è venuto qui, grazie a chi ci ha seguito in streaming. E allora ci vediamo domani, sempre 9:13, 15:19 per l'ultima lezione di schegge animate. Ripeto, chi ci vuole raggiungere domani è il benvenuto, chi non possiede il computer però ama disegnare, comunque colorare con pastelli, pennarelli eccetera, può comunque venire lo stesso. E nulla, a domani allora, grazie. Grazie soprattutto a Michele Bernardi, che ci ha sopportato tutta la giornata.
E ha visto i nostri capolavori che a confronto Alexander Petrov veramente. No, sinceramente, adesso a parte che qualcuno si vede che disegna, che eccetera, eccetera, però non ce n'è uno sbagliato, eh. Cioè, sei troppo gentile. No, è vero. Cioè, ci sono con me delle sei stato piccole, troppo gentile. Delle piccole imperfezioni, delle cose da mettere a posto, però benissimo. Siamo in streaming, nel fuori onda di Radi. Nel fuori onda appunto di Radi, tutto di più. D'accordo. Allora, chiudiamo qui, a domani. Grazie. Bene. Adesso di tutto. Che cosa? No. Ma sono dovuto vedere i miei occhi. Datemi la vista. No, veramente.